Ebbene amici, finalmente è spuntato il sole e posso parlarvi della DOD3F, una bici elettrica pedalata assistita, ideale per la città e soprattutto per i piccoli spostamenti. Questo perché lei è una bici molto semplice, non offre chissà quali caratteristiche, ma comunque alla portata di tutti. Parliamo di una bici decisamente compatta che può essere ripiegata su se stessa in modo da poter essere trasportata tranquillamente all'interno del baule della vostra automobile. Dicevo una bici semplice e ce ne accorgiamo ad esempio dalla dotazione di strumenti che abbiamo a disposizione, ovvero praticamente nulla. Non abbiamo infatti un computer di bordo, non abbiamo nulla di che, e per quel che riguarda la segnalazione abbiamo un semplice campanello come si utilizzava una volta. Per quel che riguarda l'accensione invece abbiamo qui proprio sulla manopola sinistra il pulsante di accensione e spegnimento del motore. Un motore brushless da 250 watt, il che renderebbe legale questa bici elettrica. Ma perché dico renderebbe? Perché in realtà qui sulla manopola destra abbiamo un acceleratore che non può essere disattivato e quindi tendenzialmente rende questa bici, diciamo, semi legale, non propriamente legale. E già che l'ho menzionato, appunto qui abbiamo l'acceleratore che permette di gestire in autonomia direttamente la pedalata della nostra bicicletta, o meglio senza che voi pedaliate, o eventualmente lui entra in gioco il motore quando appunto state pedalando. Subito sotto avete un pulsantino che servirà ad attivare il cruise control, quindi per mantenere una certa velocità impostata durante la marcia, o se tenuto premuto permetterà di azionare il faro di illuminazione frontale, faro che trovate qui, che permette una buona illuminazione diciamo nelle ore diurne. Ma per quel che riguarda invece l'illuminazione della parte posteriore dovrete azionarlo manualmente. Abbiamo infatti qui, subito posizionato sotto il sellino, uno di quei accessori, diciamo, che è alimentato con una semplice batteria che pigiando permette di andare a tenere una luce rossa fissa per segnalare la vostra presenza, o eventualmente con un lampeggio che può essere di due tipi, un po' più veloce o un po' più lento. Quindi ricordatevi, quando siete nelle ore notturne, di azionarlo, e questo quindi potremmo già definirlo un piccolo svantaggio di questa bici elettrica. Altro svantaggio che mi sento di dire è proprio il fatto che lei può essere azionata unicamente con un pulsante, che significa che se l'andrete a parcheggiare, magari perché dovete fare delle commissioni, beh, in quel caso qualunque persona che si avvicina alla vostra bicicletta potrà azionarla e magari creare qualche piccolo danno. Quindi non potete disattivare l'alimentazione. Inoltre non abbiamo a corredo alcun sistema di appunto bloccaggio, che significa che dovrete dotarvi di una bella catena spessa per ancorarla magari qui sotto questo manigliotto, che permette anche il trasporto facilitato della bici, che peraltro pesa 17,5 kg. Beh, in quel caso dovrete appunto dotarvi di una catena per ancorarla a un palo, in modo che non vi rubino la bici stessa. Può essere anche eventualmente ruotato il manubrio, così come può essere in un certo senso fatto salire o scendere la sella. Una bici compatta, come vi dicevo, con un'altezza del pedale di 12 centimetri, che all'occorrenza può essere anche eventualmente richiuso su se stesso per occupare meno spazio. Ma a parte questo, una bici magari non adatta proprio a tutti, non adatta sicuramente a persone alte. Io che sono bassino, beh, comunque ci sto comodamente e riesco a pedalare in maniera efficace, ma persone un po' più alte, come dicevo, potrebbero aver problemi. Abbiamo poi sulla ruota posteriore un cavalletto molto slim che comunque fa il suo lavoro, permettendo appunto di far rimanere la bici in piedi senza doverla per forza ancorare a qualcosa. Per quel che concerne le ruote, hanno una dimensione di 14 pollici che sfruttano un freno a disco sia sul frontale che sul posteriore. Sul posteriore poi troviamo proprio il nostro motore brushless, dicevo, da 250 watt.
kW, mentre la capacità di carico di questa bicicletta, seppur a dimensioni molto compatte, riesce a supportare 120 kg, quindi persone un po' più cicciottelle come me ci vanno tranquillamente, ma soprattutto il motore permetterebbe di sfruttare una pendenza fino a 15 gradi. In realtà durante i miei test, magari anche per via del mio peso, non sono riuscito a fare salite così elevate, però diciamo che un buon 10-12% riuscite a farlo. Ultime nozioni tecniche per quel che riguarda questa DUD3F sono per la batteria. Infatti a pieno carico riuscirete a fare nella sola modalità acceleratore dai 24 ai 56 km, mentre se sfruttata in pedalata assistita arriverete da un minimo di 48 a un massimo di 60 km. Naturalmente l'autonomia reale dipende dal peso della persona che guiderà questa bici elettrica, così come il tipo di terreno che andrete ad esplorare. A parte questo, la ricarica avviene in circa 5-6 ore e devo dire che comunque il livello di autonomia è stato abbastanza rispettato. La velocità di guida invece, al migliore delle ipotesi, si assesta intorno ai 22 km/h, quindi pienamente in regola, considerando che il codice della strada prevede un massimale di 25 km/h. Nonostante sia assente qualsiasi forma di ammortizzazione, sia per quel che riguarda le ruote che tutta la meccanica della nostra bici elettrica, come potete vedere su terreni sconnessi, come presenza di buche o comunque una sorta di sanpietrini, la bici si comporta davvero in maniera egregia. È davvero comodo pedalare, non si sente alcun disturbo, diciamo, mentre state pedalando sul manubrio, e la ruota è comunque ben stabile, appunto ribadendo comunque l'assenza di qualsiasi forma di ammortizzazione o altro. Io ho fatto delle prove in campagna, ma sicuramente in ambiente cittadino, dove tendenzialmente il manto stradale ha un po' più di cura, sicuramente sarà ancor più piacevole la pedalata. Come già detto, la DUD3F supporta un carico massimo di 120 kg, ma ciò non gli impedisce comunque di effettuare delle salite anche piuttosto ripide, e state magari notando proprio qui dalle immagini come una salita che tendenzialmente fatica anche un po' la macchina a fare, con questa bici riusciamo tranquillamente a percorrerla in maniera egregia. Si comporta bene su ogni tipo di pavimentazione stradale, anche su dello sterrato, e a livello di velocità riusciamo tranquillamente a raggiungere i 23-24 km/h, quindi perfettamente in linea con quel che dice la legge. Quindi ragazzi, per giungere alle conclusioni, questa DUD3F la consiglio soprattutto a chi è alla ricerca di un veicolo ecologico da utilizzare per l'ultimo miglio, magari parcheggiando l'auto vicino una metropolitana e poi magari fare l'ultimo miglio appunto con questa bici elettrica. Una bici adatta alle città, ma un po' meno per quel che riguarda zone di campagna come questa, dove magari potreste trovare terreni un po' più sconnessi. Lei va benissimo anche sul tipo sanpietrino, chiamiamolo così, non ha particolari problemi, anche se manca un sistema di ammortizzazione, ma devo dire che comunque la pedalata è risultata sempre piacevole. Dicevo, ideale comunque a chi non ha molte pretese. Infatti il costo di questa bici è sicuramente abbordabile rispetto ad altri prodotti che magari offrono di più, ma anche a livello di prezzo cominciamo a salire. Semplice, ma come dicevo, da non sottovalutare il fatto che l'accensione
è sempre attiva, fondamentalmente alla mercé di chiunque, e che dovete ancorarla. Quindi ancor meglio se avete magari uno studio, un ufficio, un garage dove poterla poi posizionare senza che qualcuno faccia delle cose cattive alla vostra bici. Naturalmente qui sotto in descrizione troverete il link alla recensione testuale con maggiori approfondimenti e dati tecnici su questa DUD3F, ma troverete anche il link all'acquisto per accaparrarvela al miglior costo. E detto ciò, ragazzi, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like, iscrizione al canale, commentate se avete curiosità su questa bici elettrica o su altri prodotti tecnologici, e noi ci vediamo a un prossimo e glorioso video. Ciao da Emanuele.